In un famoso film di qualche anno fa, dal titolo I soliti sospetti, che molti di voi ricorderanno, che ha come protagonista un bravissimo Kevin Spacey, c'è una frase verso la fine del film che dice: la più grande beffa del diavolo è convincere il mondo che lui non esista. Bene, io credo che oggi ci sia un fenomeno che, un po' come il diavolo dei soliti sospetti, si nasconde, finge di non esserci, aleggia tra di noi senza che ce ne accorgiamo, eppure è presente. Ha convinto il mondo che non esiste probabilmente, tanto è vero che spesso tendiamo a dimenticarci persino che ci sia mai stato. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dell'analfabetismo, di quel fenomeno, cioè, che non riguarda semplicemente il fatto di non saper scrivere o leggere come poteva essere una volta. Stiamo piuttosto parlando dell'analfabetismo anche di coloro che dovrebbero avere delle competenze. Per esempio, stavo leggendo un libro, io sono un'appassionata di noir e nel tempo, diciamo, morto, quando sto aspettando la metropolitana o sono sul treno, eccetera, spesso per riposarmi anche dall'uso del cellulare, leggo libri cartacei e spesso leggo noir svedesi, islandesi, norvegesi, ovviamente non in lingua originale perché non sono capace. E mentre sfogliavo uno di questi, mi sono accorta che sulla copertina c'era scritto: l'ispettrice, non faccio il nome dell'ispettrice, altrimenti si potrebbe risalire all'autore, non ho nulla contro questo autore, anzi, probabilmente è un problema di traduzione. Cosa viene scritto? L'ispettrice tal dei tali è la migliore eroina tragica che il giallo ci ha dato da lungo tempo. The Sunday Times. Probabilmente c'è stato un errore di traduzione. Ma com'è possibile che su un libro di narrativa, sebbene si tratti di narrativa, appunto, passatempo, diciamo così, ci sia un errore così madornale per cui diciamo che la protagonista è la migliore eroina tragica che il giallo ci ha dato da lungo tempo piuttosto che ci abbia dato da lungo tempo? Ora, l'errore del congiuntivo è uno degli esempi che possiamo fare di questo nuovo analfabetismo. Buon uso del congiuntivo ci fa subito capire se una persona ha una buona competenza nella sua lingua madre, italiano in questo caso, oppure no. Il fatto che si stia perdendo è uno, diciamo, è una spia della perdita di qualche cosa che avevamo acquisito. L'analfabetismo di oggi non è un analfabetismo dovuto al non avere mai acquisito delle capacità, ma addirittura di averle perse, ovvero di aver dimenticato qual è l'uso corretto della lingua. Stiamo perdendo la capacità di avere profondità nel nostro discorso, perché un discorso che abbia i giusti verbi, i giusti tempi, i giusti modi verbali è un discorso più definito. È un po' come dire che stiamo usando dei pennelli e li usiamo bene, usiamo i pennelli giusti, quindi quello grande, quello più piccolo, quello ancora più piccolo, e in questo modo l'immagine che creiamo con il nostro discorso è ben definita. Se invece usiamo delle parole che grossolanamente riempiono l'ambito semantico, ovvero non sono proprio le più appropriate, non sono adeguate ad esprimere un determinato concetto, ecco che la nostra immagine diventa sfocata e che soprattutto quello che volevamo dire non è stato trasmesso. Quindi una delle prime cose che mi preoccupano non è tanto il semplice fatto un po' da intellettuale che oddio, non parliamo bene, non usiamo il congiuntivo, ma che la perdita del congiuntivo sia la perdita della qualità del nostro pensiero. Perché non sono io certo la prima a dirlo, pensiero e linguaggio sono collegati, come sapeva bene Vygotsky, che su questo scrisse proprio un libro. Pensiero e linguaggio sono collegati, e quindi linguaggio e pensiero. Ve la ricordate la scena in cui Nanni Moretti, in credo Palombella Rossa, si trova a parlare con una intervistatrice che gli dice: stiamo passando un trend negativo. E lui la guarda e gli dice: trend negativo? Ma come parla? Ma le parole sono importanti. Chi parla male, pensa male. Ecco, questo è il punto. Quindi parlare male oggi significa pensare male. E pensare male non è che semplicemente ci impedisce di fare dei discorsi interessanti, ma ci rende anche delle persone poco affascinanti. Quindi, se non vi convincerò del fatto che parlare bene sia una cosa importante perché vi permette di esprimere meglio, spero di convincervi con un po' di narcisismo, sollecitando il vostro narcisismo e dicendovi che se parlate bene, se parlerete sempre meglio, se riuscirete in futuro a coniugare bene i verbi e a dire delle parole adeguate a quello che è il vostro pensiero, sarete anche più affascinanti. Per ora vi lascio e ci vediamo presto per una nuova riflessione sulla nostra capacità di parlare, di ascoltare, ma anche di pensare.